Nel suo special settimanale Sport Week, la Gazzetta dello Sport ha intervistato Ivano Bordon, portiere ed ex bandiera di Inter e Sampdoria. Bordon, ricordando un episodio che riguarda Eugenio Bersellini, calciatore prima e allenatore poi, originario di Borgo Valditaro, noto come il sergente di ferro, ne ha citato proprio le sue origini valtaresi. Ha detto, lui veniva dal Parmense, dalla Valtaro e ci parlava della sua infanzia. Una volta, in pieno inverno, siamo in ritiro ad Appiano e si rompe il riscaldamento. Gli diciamo, mister, fa un freddo boia, noi andiamo a dormire a casa. Lui fa una faccia che non ti dico. Cosa? Voi siete dei giocatori con un sacco di vantaggi e benefici. Avete visto il film L'albero degli zoccoli? Bene, guardatelo e provate a pensare cosa direbbero quei contadini. Pensate ai loro stenti e ai loro sacrifici per dare da mangiare ai loro poveri figli. Non se ne parla, una coperta in più e buonanotte. Ha detto ancora Bordone, ricordando Bersellini. Ho un ricordo buonissimo, mi ha dato fiducia e grazie a lui sono arrivato in nazionale. Grande educatore, duro, poche parole ma chiaro e onesto. Non guardava in faccia a nessuno. Lavoro veloci e via. Anche a tavola non si perde tempo e si mangia in fretta. 10 minuti e basta. Il mio record è di 8 minuti. Lui era sveltissimo, dopo ogni portata mangiava una mela. Ma ci ha insegnato il senso del gruppo e del calcio e della vita.